Blogosfere, nella sede di Sony Italia, siamo in compagnia di Gilda Pellier, amministratore delegato di Sony Italia. Benvenuto su Blogosfere prima di tutto. Grazie a lei, grazie dell'opportunità. Siamo qui con lei per parlare di un bel progetto di Sony in collaborazione con il WWF che si chiama Open Planet Ideas. Ci può raccontare questo progetto? Questo è un progetto a livello iniziato in Europa, quindi coinvolge diversi paesi, tra cui ovviamente l'Italia. È un progetto di crowdsourcing, come si dice in inglese. Raccontare un progetto così in poche parole è difficile, ma diciamo che è una comunità, un progetto che mira a proporre nuove soluzioni per la sostenibilità della pianeta, quindi sfruttando prodotti Sony esistenti, non cerchiamo di creare nuovi prodotti necessariamente, ma combinando prodotti insieme e soluzioni e la creatività di tutti i consumatori o studenti o ricercatori, vogliamo contribuire in qualche senso con questa comunità di idee a creare soluzioni per salvare e contribuire a salvare la pianeta. Quanti progetti sono arrivati ad oggi e quando si chiuderà la seconda parte del progetto? Allora, fino ad oggi sono arrivati più di 300 idee e progetti, anche dall'Italia ovviamente. Abbiamo anche lavorato con due università principalmente, la Sapienza e Roma 3. E devo dire che i studenti e i professori hanno accolto questo progetto con un grande entusiasmo, quindi hanno fatto tanti progetti in gruppo e abbiamo visto delle idee veramente interessanti, quindi ringrazio anche per il lavoro fatto e la passione che hanno dimostrato in questo progetto. Poi da 300 passeremo a una trentina di progetti selezionati a livello europeo, progetti selezionati per la loro creatività, la possibilità di anche realizzare questi progetti, e a gennaio si chiuderà il processo di selezione con i progetti migliori. Quando si arriverà alla fine del progetto, cosa succederà? Allora, da queste più o meno 300 idee o progetti si farà una scelta, una selezione delle 30 idee più interessanti, in termini di creatività ovviamente, di realizzazione. E poi a gennaio, quindi sarà scelto diciamo, un progetto molto interessante e si comincerà allora a vedere come realizzarlo. E forse sarà un progetto italiano, speriamo. Quanto è importante ad oggi l'utilizzo dei social media per comunicare e condividere valori e progetti etici come quello che state spingendo adesso? Beh, è fondamentale perché comunque quando parliamo di sostenibilità, parliamo di passione, no? C'è gente che ci crede veramente e la Sony da sola non può pretendere, o nessuna azienda può pretendere di avere tutte le soluzioni per il futuro. La sostenibilità ha tante dimensioni e ci vuole creatività e passione. La creatività si trova ovunque e quindi i social network sono uno strumento molto importante perché la gente prima di tutto vede sui social network che c'è questo progetto e poi comincia un dialogo, una conversazione che è molto importante per questo tipo di progetto. Perché con un progetto così complesso non è semplice parlare di sostenibilità. Un'idea può venire, ma poi immediatamente la gente comincia a dialogare, aggiungere un pezzo di qua, di là. E così l'idea può evolvere o anche diventare molto più interessante o creativa. Quindi il social network in questo senso è fondamentale perché è difficile farlo in altri modi e non possiamo fare una riunione qua in Sony Italia, per esempio, non avrebbe nessun senso. L'importante è che la gente sia coinvolta e che possa proporre idee e
tramite internet e i social network si può fare molto di più, ovviamente. Qual è ad oggi perciò la politica di Sony in merito alla tematica dell'ecosostenibilità? Allora, l'ecosostenibilità è un discorso molto importante, infatti tutto il management della Sony sta pensando a essere veramente concreti in questo senso, perché produrre prodotti efficienti è una cosa che tutti fanno, è utile e necessario, ma non basta, dobbiamo inventare nuove soluzioni. È chiaro che la pianeta ha bisogno di nuove soluzioni. Se continuiamo sulla strada attuale, probabilmente avremo grossi problemi in termini di energia, di efficienza e anche di sostenibilità del business in generale. Quindi è fondamentale trovare nuove soluzioni, coinvolgere la gente, i consumatori anche, che hanno la passione per creare queste soluzioni. E va oltre parlare solo del prodotto o dei processi, anche se questo lo facciamo ovviamente, c'è un discorso di compliance, tutte le aziende devono essere compliant con le regole in Italia e in Europa, ma dobbiamo fare molto di più se vogliamo cambiare, per esempio le case con pannelli solari, per esempio noi non produciamo pannelli solari ancora, ma in termini di ricerca e sviluppo ci sono tante soluzioni che la Sony come azienda di tecnologia con altre aziende anche potranno proporre al mercato in futuro. Un futuro che vedrà sempre più unite innovazione tecnologica, a questo punto è il tema dell'ecosostenibile. Sì, la tecnologia è anche fondamentale in questo senso. Si parla molto di pannelli solari, di soluzioni per la casa, controllare, monitorare per esempio il consumo a casa sarà una strada molto percorribile, anche si parla di macchine in futuro elettriche eccetera, se ne parla, ma anche serve la tecnologia per sviluppare questi progetti e c'è tanto fermento in tutte le aziende di elettronica, informatica, anche tutte le aziende di tecnologia stanno pensando a come proporre nuove soluzioni, nuovi prodotti con tecnologie che forse non esistevano prima. Sony, se non erro, ha presentato proprio un progetto fino al 2050 di avvicinamento all'ecosostenibile. Ce ne può parlare un po' più in dettaglio? Sì, si chiama Road to Zero, vuol dire arrivare a come azienda nel mondo nel 2050 a impatto zero. È un progetto molto impegnativo perché è un commitment molto forte. Abbiamo 40 anni per realizzarlo, ma ovviamente ci sono degli obiettivi intermediari per già arrivare a un meno 30% fra 5 anni, per esempio, 10 anni. Quindi questo obiettivo a lungo termine vuol dire che la Sony ci crede veramente e sarà molto complesso, molto difficile, ma vogliamo arrivare ad un impatto zero per l'azienda, vuol dire impatto sui processi, sulle fabbriche, sui prodotti e secondo me questo obiettivo mi dà molto entusiasmo perché vuol dire che ci crediamo veramente, che vogliamo cambiare il modo di fare business e di fare produzione a livello globale. Grazie e a presto. Grazie a lei.